Settimana scorsa stavo giusto programmando alcuni itinerari per quest'estate. Di seguito ho pensato di upgradare la mia attrezzatura, rendendola sempre più completa e sicura per ogni evenienza. Ricercando in internet mi sono imbattuto in questo video dal titolo Kit da viaggio in moto definitivo, il quale ha fatto il caso mio. Scrollando tra questo canale che si chiama Oram, mi sono reso conto che contiene più di 800 video che parlano di moto dalla A alla Z. Arrivando alla fine di un video mi sono soffermato in questa frase: non dimenticate di visitare oramonline.it. Tramite internet così ho ricercato Oram e ho scoperto così che si trattava di un negozio fisico. Lì mi si è accesa la lampadina e ho pensato: sono degli youtuber che però a Modena vendono articoli per i motociclisti, perché non gli chiedo una collaborazione? Così ho preso il telefono, li ho chiamati e mi ha risposto Mauro, il proprietario del negozio. Fortunatamente mi conosceva già e dopo una chiacchierata e alcuni scambi di idee, Mauro mi fa una proposta. Sin, ti regalo 1000 euro di articoli se accetterai la sfida che ti proporrò. Così oggi si prende la Sin Fat Car e a suon di Fisher arriviamo da Oram e chiamiamo subito Mauro per ricevere indicazioni. Eccolo Mauro. Che sorpresa, guarda. Piacere Mauro. Molto piacere. Lui è Mauro, proprietario della Oram. Sono molto felice di vederti e ti dirò che ti seguivamo tutti qua alla Oram e finalmente ti vediamo di persona. È una grande sorpresa, grazie. Intanto del tuo arrivo. Sono qui con Mauro perché, come vi ho detto in precedenza, mi ha proposto una sfida. Adesso la sfida ve la farò descrivere da lui. Allora guarda, la sfida di cui abbiamo parlato è che ti diamo 20 secondi per entrare da solo, attenzione perché sono pochi. Guardati bene il negozio, memorizza i prodotti, dopodiché esci e ti daremo 120 secondi per entrare e prenderti quello che vuoi fino a 1000 euro di budget. Accetti la sfida? Accettata. Bene. Abbiamo 20 secondi per visitare tutto quanto il negozio. Adesso Mauro sta lanciando tutti quanti i suoi dipendenti a mangiare. Sono le 12.30 e il negozio chiude, quindi abbiamo il negozio tutto quanto per noi. Da quello che mi hanno descritto il negozio è abbastanza grande, quindi 20 secondi non so cosa riuscirò a vedere. Mauro si sta già armando di cronometro. Timer. Da qui potete vedere la lunghezza del negozio. In 20 secondi molto probabilmente ne visiterò un quarto, ma vediamo di fare il possibile. Un bauletto per il domi. Ma aspetta che se registro dopo perdo tempo. La mia tecnica sarà quella del labirinto, quindi terrò sempre tutta quanta alla destra per visitare il più possibile. Mauro fa partire il tempo. Via! Eccolo. Abbiamo i caschi che ce li abbiamo già, quindi io andrei avanti. Quanti mi servirebbe da pista e anche da sostituire i miei leggeri per il Dominator. Qui abbiamo... Camici! Qua c'è il paraschiena, le giacche. Molto bene, abbiamo già finito il tempo, abbiamo visitato un quarto del negozio. Mauro, ho visto metà delle cose che mi servivano, solo che non ho trovato gli stivali. Ma sono in fondo gli stivali. Una piccola indicazione per... Siamo in fondo a sinistra. Io non posso più entrare nel negozio, giusto? Esatto, l'ho fregato. La cosa che Mauro non sa è che qui dentro ho portato il drone. So di essere malefico, ma 1000 euro di roba sono 1000 euro di roba. Sì, naturalmente prima di entrare gli ho chiesto l'autorizzazione. Moving up and down, side to side, like a roller coaster. Fregato, eh? Sì, è stata una bella sorpresa, però l'accetto volentieri perché mi hai sorpreso. Adesso Mauro mi ha fornito di questo carrello che io ho addobbato i 400 GoPro. Questa qui me la metterò in testa per avere più mani libere e avere una visuale in prima persona. Adesso però ho a disposizione 120 secondi. Bene, mi sono appena messo la action cam in testa. Adesso posso partire. Mauro, come sempre, mi darà il via. 1, 2, via! Aspetta che non tiro giù i caschi. Guanti neri, guanti da pista, neri per il CBR, 200 euro canaglio il cane, 160, sì, Dominator, che colore è più bello questo qua, 40, ottimo, paraschiena, quanto costi? 120, molto bene, te vieni con me, giacche, ne ho già 20, perché mi serve una giacca, no? Stivali. Stivali per andare in pista, 280, 240, tutti neri, 200. Stivali da enduro da Dominator ma Adventure, 289, sono bellissimi, 289, 200, sono 400, 600, perché quella volta in matematica? Un paio di calzetti? Sì, mancano pochi secondi, sbrigati! Prenderò questo qua che tanto non costerà niente. Sotto tuta, beh, lo prendiamo al massimo, avremo una penalità. Mi mancherà un altro metà negozio, ma stivale da enduro per il Dominator. Ti vale da pista per l'eventuale CBR se dovesse rianimare. Questo è sempre utile dalla Vespa fino al CBR.
Sottotuta per Francia Corta. Questi qua non so neanche perché li ho presi. Guantini tattici per il Dominator. E guanti tattici per il CBR o comunque qualsiasi cosa che mi prestano. Questo qua lo diamo al papà. Sicuro? Sì. Sai quanto costa? Qui Nicolò, che è il ragazzo che ha appena parlato, mi ha dato una grande mano. Anche perché poi sono venuto a scoprire che quel casco costava oltre i 400 euro. Così. Bene, i ragazzi hanno calcolato il prezzo. Vuoi togliere qualcosa? Calcoliamo su questa roba qui. Io ho fatto il calcolo del prezzo su tutto, tranne del casco, e mi sembrava di essere già altino con tutte quante le altre cose che ho preso, quindi eviterei il casco. Ok. Yeah. Sinna, così sei a 958. Praticamente sei stato bravissimo. Visto che sei stato così bravo da stare di poco sotto i 1000 euro, ho qualche cosa da regalarti. Tazza. Ti do subito una bella tazza Oram, così quando ti svegli al mattino ti bevi il caffè e pensi a noi. Un borsello della Givi comodissimo, richiestissimo. Cos'è c***o è questo? È un collarino. Questo che mi hanno appena spiegato è un collarino. Questo è un bel gioco motociclistico, ovviamente. PlayStation 4. E infine uno zainetto nostro per portare via il casco o quello che desideri. Perfetto, grazie mille Mauro. È stato un piacere. Grazie. Così si è conclusa questa sfida alla Oram. Con il consenso di Mauro abbiamo deciso di creare un contest per gli oggetti che mi ha regalato alla fine. 5 di voi quindi potranno vincere questi articoli. Per essere uno dei fortunati vincitori non vi basta che iscrivervi al canale di Oram, iscrivervi al mio canale e lasciare qui sotto un commento con una frase in rima con Oram. I vincitori con la migliore frase li dichiarerò su Instagram. Tutti i link per seguirmi nei miei social li trovate qui sotto in descrizione. Sono contentissimo di avervi rifatto metà guardaroba da moto.